un saluto a Mario. Vuoi dire qualcosa agli amici di Star TV? Ciao ragazzi. Felice della scelta di Ramona? Molto, molto, molto contento. State bene insieme? Stiamo molto bene insieme, siamo già cominciando a fare serate insieme. Una bella esperienza. Una bella esperienza. Grazie. Da Sanremo a Romeo Menti. Io dovrei vedere un attimo, però stai. Adesso torno. Con Antonella Capassi, che è la presidente della Croce Rossa. Vogliamo dire una battuta su questa partita, su questa iniziativa? È una bella iniziativa organizzata dai Leo Club di Castellammare. Finalizzata ovviamente ad un progetto umanitario, e la Croce Rossa è sempre in prima linea quando si tratta di dare un supporto in questi progetti, perché come noi sappiamo, insomma, la Croce Rossa a livello nazionale ed internazionale è ben conosciuta proprio per tutti i suoi progetti umanitari. Mi hanno chiesto la collaborazione, di collaborare con l'ambulanza, e oggi siamo qui a fare servizio sanitario, in effetti, sperando che nessuno si faccia male, ovviamente. Ci tengo a precisare che anche noi come Croce Rossa, ovviamente, tra i nostri progetti ce ne sono moltissimi, oltre quelli umanitari che abbiamo in Iraq attualmente. Continuiamo a lavorare anche nelle emergenze, nelle macchie emergenze. Comunque nel nostro piccolo a Castellammare lavoriamo per le fasce sociali più deboli a 360 gradi, non ci risparmiamo mai per ogni caso bisognoso. Facciamo finta che sono una definita con una bella canzone, dai. Ma Yanko dice che Susi non sa parlare. No, Yanko lo chiamo. Yanko? Dov'è? Dov'è Yanko? Buonasera, anzi buongiorno. Un applauso, lo merito. Scusate. Maestro Yanko, cosa pensa di Susi? Ma devo dire che Susi è molto bella, però è tozza. Tozza. Sì, sai cosa significa? Sì. Cosa significa? Che lei ha detto. Lei è un ignorante, grazie. Facciamo un applauso. Tony, che ruolo giochi? Non lo so ancora. Vediamo... Ciao, qualche gol. Che gol? Come va? Andiamo piano piano a farci male. Un saluto a Star TV. Mitica avventura. Allora, sempre. La rifacciamo l'anno prossimo. Speriamo, Big, speriamo che sia con la stessa. Ci siamo, lo stesso risultato, però l'importante è divertirsi. Sicuramente. Ciao, ciao.
TV. Ciao! Ma tu sei di Pagani, mi pare, no? No, io sono di Cicciano. Ah, Cicciano. Che stai facendo adesso? Sto lavorando, sto in tournée. Stiamo girando un po' l'Italia. Da solo? Da solo, col gruppo, dipende come ci chiamano. Prossima tronista, ragazzi. Sul trono. Cambio! Senti, dopo il linguaggio della lista, quali sono i progetti per il mercato futuro? Ma non è uscito come gli altri, tanto un singolo, quindi è già in rotazione nelle aree da due settimane, uscirà il terzo singolo in inglese a settembre, niente, ci sarà un tour, ci sarà tra l'altro anche un concerto per questa la madre, si è organizzato. Speriamo proprio mondiale, quindi partiamo prima in Italia, compreso con Tano, speriamo in Bagliarella e quindi facciamo un po'. Organizzatrice di questo bellissimo evento stamattina, purtroppo poca gente. No, non è vero, perché comunque ci sono state molte persone che hanno acquistato il biglietto facendo beneficenza, non venendo alla partita, perché ieri sera c'è stato anche il MACP del liceo classico e scientifico, e quindi molti ragazzi hanno acquistato il biglietto pur di fare beneficenza. Alla fine abbiamo fatto più di 3.000 euro di incasso, quindi siamo contenti. C'erano moltissimi artisti, Tony Maiello direttamente da Castellammare. Il nostro progetto Unileo for Light ha come finalità quella di installare delle postazioni nelle varie università italiane, ne abbiamo già installate ben 21 e sicuramente anche continueremo con delle altre postazioni. Sono molto contenta e soddisfatta, c'erano molte autorità, c'era il sindaco, l'assessore alle politiche giovanili, la dottoressa Stranese, che ci hanno sostenuto. Infatti l'evento gode del patrocinio del comune di Castellammare. Spero che sia soltanto un inizio di moltissime iniziative che vedranno Castellammare come capofila proprio per la solidarietà, aiutando le persone che sono meno fortunate di noi. Grazie. Ciao, saluto. Ciao caro.